Cresce l'attesa intorno al gioco storico per l'eccellenza dell'estate cilentana e il Palio dell'Astuzza che quest'anno soffierà le 118 candeline, una tradizione tramandatasi da generazione a generazione che vivrà il suo clou oggi con inizio alle ore 16:30 all'estremità del lungomare Perrotti nel cuore di Santa Maria di Castellabate. Lo scopo del gioco è quello di recuperare tre bandierine posizionate a distanza tra loro su un palo di legno lungo 18 metri completamente ricoperto di grasso animale. Il compito non è affatto semplice per i partecipanti. La tradizione vuole che siano tutti residenti del comune di Castellabate che dovranno afferrare le tre bandierine senza cadere in acqua per gli iscritti nell'albo d'oro del Palio dell'Astuzza. Il palo, come accade ormai da diversi anni, viene posizionato sulla scogliera all'estremità del lungomare Perrotti, dando così a residenti e turisti la possibilità di vivere da vicino le emozioni di un gioco storico, impegnativo, ma anche molto divertente. Si tratta di uno degli eventi più antichi del Cilento, organizzato dall'associazione Cilentani Doc con il patrocinio del comune di Castellabate. Un appuntamento imperdibile per noi residenti, ma anche per chi frequenta in questo periodo il nostro territorio, ha spiegato il vero motore dell'Astuzza Giuseppe Villani, insieme a tutto lo staff organizzativo. Siamo pronti anche quest'anno a divertirci e a regalare spettacolo per tutti coloro che decideranno di seguirci. Inoltre, anche quest'anno la nostra associazione ha contribuito, per quelli che sono i nostri mezzi, a dare un supporto per la realizzazione del classico spettacolo pirotecnico di Ferragosto.